Ciao ragazze, eccomi con un nuovo video. Come state? Scusate l'assenza, ma oggi è 21 di luglio, io tra 13 giorni parto per il mare. E questo è il video haul. Vorrei titolare il video con i saldi, ma in realtà non ho preso niente in saldo, quindi video haul, l'ultimo video haul che farò, un po' estivo. E vi faccio vedere un po' le cose che ho preso. Ci sono vestiti, CD, scarpe, eccetera. E faccio delle scarpe. Le scarpe in questione che ho preso sono delle scarpe chiuse perché non le avevo appunto chiuse, ne faccio solo un paio. Sono queste qua e sono bellissime. Ho visto anche la foto su Instagram, mi chiamo Salatoschi17, se volete un capello. Se volete seguirmi su Instagram comunque. E niente, sono fatte appunto così, tutte con le stringhe. Della marca O Star, non so se voi la conoscono, io porto un 41, non so se qua c'è scritto, non penso, comunque sì, c'è scritto qua, non so se la telecamera mette a fuoco, comunque 41, un piedino piccolo. E mi piace un sacco, poi vabbè sì, sono già un po' spoglio, però sono bellissime perché appunto hanno tutte queste questi schizzi di colore fucsia dietro, sono fatte così, insomma, un po' così. Però sono messi, le ho pagate pochissimo, tipo 60 euro, non tanto. E mi piacciono un sacco. E poi non si. La cosa bella è che non dovete appunto. Non dovete annodarle, quindi non dovete farci il fiocco, ma semplicemente stringerle. Poi ho preso più di un mese fa, perché l'ho ordinato a maggio, due dischi di un mio cantante preferito che mi ha mandato tipo un messaggio su Instagram, su Snull, che era per cantare, tipo anche quando mi sono, non tipo quando mi sono arrivati, mi ha mandato la foto, ho scritto Son mi discos, però non so parlare spagnolo, però lo capisco tutto perché ho un sacco di video in spagnolo, Son mi disco favorito, ma non mi ha mai risposto comunque. Quello della. Comunque ascoltatelo se non mi, se vi interessa, si chiama Sebastian Yatra, cioè, è figo, è bello, fa della musica bella, ha anche una bella voce, quindi cosa volete di più? Sono figo della Madonna. E appunto ho preso il suo CD, questo qua Mantra, e lui vabbè è molto religioso, molto, molto in Dio, e niente, i miei cantanti preferiti sono I Can Robot, Devil May Corazon, Nadia Mas, ma tutte in realtà, un po' tutte. E niente, questo qua, faccio vedere anche il CD, è bellissimo. Però devo andare a comprare un nuovo porta CD perché è quello della Philips. Quando l'ho provato, praticamente cioè, da una cosa si sentiva, dall'altra no, quindi devo andare a cambiarlo. E poi questo qua che ho messo il suo ultimo CD, che ho fatto uscire a maggio. Ed è un disco solo di canzoni d'amore, che ci ho messo un po' in realtà, ho preso questi 2 mesi tipo marzo, ho preso marzo, aprile per ascoltarmelo, perché in realtà volevo comprarlo, anzi se l'avevo detto così, volevo comprarmelo su, da tenermelo lì sull'iPad, però comunque so che l'iPad non ha una memoria comunque così tanto, così insomma grande da poter tenere, quindi ho detto no, li prendo su Amazon. E niente, questo qua è esclusiva per Argentina, Cile e Uruguay. Ed è bellissimo questo qua, fatto così. E pratica tutti questi simboli, vogliono di varie cose. E vabbè, la mia cosa preferita è Cristina, perché questa canzone lui l'ha scritto per l'attore, cioè l'attrice che infatti faceva, faceva Violetta, ora non vi prendete in giro, però alla mia età insomma, e so che non sono l'unica signora di Violetta della mia età, cioè non so che ci sono anche altre persone, nel senso in giro per il mondo. La mia canzone preferita, quindi l'ha dedicata un po' a lei, è Cristina, un anno che è appunto Pertini, e da stare insieme, cioè sono troppo, cioè fanno morire da ridere, se voi vedete le loro Instagram story. Poi ci sono i fan che sono accanite. Fantasia, Gli Occhi Estranei e Nunca e Vuelve. E sono molto molto belle. E niente, questo qua è il CD.
È brutto, vero? È brutto, povero. E questo qua è bellissimo perché qua è tipo tutto vellutato, bellissimo. Bene. Poi ho preso questa qua, che l'ho presa un mesetto fa, neanche tanto. Sì, comunque sì, un bel po' di tempo fa. E mi piace un sacco. È appunto il make up in desk, l'ho preso da Ticotà, che c'è anche scritto. E niente, mi piace molto. Appunto l'ho presa perché per metterci dentro con quei trucchi pennelli bella grande, vedete? E per così per cambiare un po', insomma. E niente, quindi questo qua lo userò come beauty da viaggio, quindi sappiatelo. Lo userò come beauty da viaggio. Ed è carina perché appunto quando riesco a chiuderlo magari. Cosa si apre? Non si chiude. Cos'è farlocca sto fondo? Non si chiude, raga. È incredibile. Non so perché poi fanno le cerniere veramente, sono. Ah, forse perché c'è questo qua in mezzo, forse. C'era quello lì in mezzo, mi sa. Sì, ma come mai non si chiude sta cosa? Oh, raga, non si chiude, boh, adesso vedrò come fare, perché non si chiude. Ma bello, una make-up. Allora, apriamo e chiudo con dei prodotti dentro, perciò, a caso, tanto per vedere se si chiude. O c'è qualcosa incastrato? Dai, sto prendendo la prima fregatura, se no andrò a comprare un'altra, che fa la caccerò via. Vabbè, niente, dopo poi scoprirò perché non sono. Comunque è molto carina, perché appunto è scritto, questi palloncini che mi ricordano molto sui map, che è una gonfiera, ma con degli smalti e del nuvoletto, carina, questa qua l'ho pagata a 9,90. Invece passiamo all'abbigliamento. Allora, sono state Zenith in due tranche. Allora, qua ci sono. Poi posso dire anche quando sono andata. Sì, esatto, ho tenuto lo scontrino, che brava. Qua sono andata il 24 di giugno, quindi tipo un mesetto fa, a prendere appunto i pigiami e un costume. Allora, faccio vedere. Il pigiama, allora uno è questo, bellissimo, fantastico, proprio bello. Uno è quel col fenicottero, quindi Gabri, se vuoi un pigiama col fenicottero, questo qua per te. Allora questo è il sotto, che è troppo troppo carino, su base grigia, con queste roselline rosa, rosse, verdi, bellissimo, troppo, troppo bello. E invece la maglietta è fatta così, è costato un L 14,99, ok, ed è fatta così in questo modo. Guardate che carina, è troppo troppo bella. Questo è finito con la coroncina, c'è scritto I need my beauty rest, troppo troppo bellina, mi è piaciuto un sacco. C'è anche un pigiama con le patatine disegnate.
poi l'altro, questo molto, molto carino, è fatto così. Di sotto è fatto il pantaloncino rosa, questo rosa fragola direi, fatto così molto semplice. Pensate, ho ottenuto questi, tutti questi segreti per voi, pensate quanto sono bravi, vi voglio bene. E vi ringrazio anche per l'ultimo video perché ho visto che sta piacendo, quindi vi ringrazio un sacco, mi ho detto troppo bene. Dove li trovo degli iscritti come voi. E questo qua Nell è costato €14,99 e sopra è fatto così, carinissimo. C'è scritto take it easy, prendila facile. Ed ho queste bandierine colorate e la cosa più bella sono le frangette. Ok, questo è in pigiama e poi faccio vedere il costume. In realtà ne ho preso solo uno perché appunto in saldo io sono andata a venerdì questo, non sono riuscita a trovare niente. Volevo trovare delle magliette a maniche corte perché appunto sì, insomma ne ho bisogno perché ogni estate ho magliette solo senza sì, smanicate, ma non con le maniche, no. Ci credete che non sono riuscita a trovare una, cioè una cosa in saldo, niente proprio, niente, perché dalle e niente. E ho preso questo qua, devo prendere anche degli altri, ma non potete, comunque ne ho anche degli altri belli. Costato €12,99 ed è bianco, quindi base bianca, con queste rose rosse. Cioè io faccio vedere, adesso prendo solo questo di talta perché mi piacciono un sacco, perché quelli normali non mi stanno, quello troppo grosso io. Ed è fatto, allora vediamo se farvi capire come cavolo fatto sto. Ok, è fatto così con tutti questi laccetti, vedete? Oddio, questi laccetti rossi. Ed è molto alta, ed è fantastico perché appunto si è un sacco la vita, copre anche un po' di pancina che un pochino io ce l'ho, non tantissimo però. Ed è bellissimo, cioè, hanno un odore, cioè i vestiti di Tizen sono proprio buoni. E di sopra, che il primo, di sopra avevo sbagliato, ho preso quello triangolo, ma in realtà ci vuole la fascia perché c'è una quarta per abbondante. È fatto così, vedete? Oh, oh. È fatto con questo laccetto bianco e rosso. E questo qua appunto è il costume, ed è carino perché qua rimane un pezzo scoperto nel petto, quindi è molto sexy. E mi piace troppo, cioè è troppo bello questo costume. Troppo, troppo, troppo bello. Ok, poi seconda parte dei vestiti. Anzi, sì, seconda parte. Sono andata appunto... Ah, quel giorno lì ho speso €55,96. Invece, questo venerdì, ho speso sulla settantina. Sì, 79,89. E ho preso. Faccio vedere tutto. Ho preso un po' di pantaloncini, una gonna e una maglietta a maniche corte. Allora vi faccio vedere. Il primo pantaloncino è questo, un L, costato €12,99, con questo color verde militare direi, che è molto carino, questi qua stanno molto di tendenza. Ed appunto questo pantaloncino qua, esatto, vedete, tutto tutto taglio trasversale, insomma, come si vuol dire, elasticizzato e col fiocchetto. Ma la cosa ancora più carina è che voi il fiocchetto ve lo lanciate di fianco, quindi non davanti, è troppo troppo bello. E questo qua sta benissimo sulle ragazze vita che sono alte, è troppo troppo, e mi piace un sacco e mi sta. Per cui è uno. Poi il secondo. Il secondo questo qua, che costa sempre 12,99, che non capisco se è un pantaloncino o no, ma sì. Ed è questo qua, stile tipo vacanza hawaiana, se mi ricordo, in Transilvania. Ed è appunto fatto così con il fiocchetto, vedete? E ci sono tutte queste foglie rosse, verdi, rosa. Bello, si potrebbe fare anche un make up su queste.
e dietro è fatto in questo modo. Questo è molto grande in realtà. Poi questo qua che è un padroncino nero con i pois bianchi, bellissimo, e quei bottoncini, però sono finti, però sono troppo carini. E questo è costato sempre 3,99 ed è fatto, vedete, in questo modo qua. Su qua mi do giù la sigaretta, è molto molto carino. Poi un altro che sì, ne ho preso un bel po', però insomma ne avevo bisogno. Poi qua li portano anche al mare, eccetera. E un altro invece che è sempre costato 3,99, questo color verde. Forse quello là era più verde tipo prato, non so bene se scrivo. Questo qua è più verde militare. No, verde oliva, anzi, verde oliva. Non mi piacciono le olive. Comunque, dettagli. Ed è molto bello perché è fatto così, vedete, con queste strisce laterali, queste bande fatte così. E è bello perché appunto segna molto qua. Quindi, sarebbe stato carino se avesse avuto anche le tasche, però piace tantissimo. E questo qua arriva un po' più sgambato, diciamo, però sempre sigaretta, ed è fatto insomma così, molto molto bello. Poi invece l'unica gonnellina che ho preso, che ho scoperto dopo di aver preso una gonnellina, è stato 9,99. Sapete, non so, anche voi capita che, non so, tipo andate in un negozio e pensate: le 4 è domenica per tutti, e pensate: ah sì, quello è importante. Cioè, poi scoprite che in realtà è una gonna. A me capita sempre a Dennis da scontrino. Spero che non sentiate toccare usare. Comunque, questa gonna qua bellissima, con questo color marroncino chiaro, con la, appunto, vita alta, sì, insomma, questa fascia elasticizzata, e questi pois bianchi, ed è bellissima, sta su troppo troppo bene. L'ho provata, mi piace un sacco. Anche già come abbinarla, e io volevo fare anche dei video outfit al mare, quindi speriamo di riuscire. E poi ultimo pantaloncino, poi c'è la maglietta, l'unicamente che ho trovato. Ultimo pantaloncino è questo qua nero, che è gemello di quello verde, solo che questo qua è nero uguale. E poi c'è questa maglietta qua, che è l'unica che ho trovato a 99, non in saldo, ve l'ho detto. Ed è questa qua, sono molto molto bella, mi piace un sacco, rimane anche diciamo, bella grande, e c'è scritto Reality Sack, quindi sì, mi piace molto 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 lunga. Bene, poi per quanto riguarda diciamo accessori per la cucina, che come si chiama? Domestico, sì. Non saprei come chiamarlo. Sono andati in questo negozio che si chiama Casanova, che si trova solo qua a Viola, e ho preso una cosa che mi piaceva tantissimo, che per chi ama la cucina comunque saprà che cos'è, perché no, della cosa è sta cosa. È il sac à poche, quello però non uso, nel senso che è costato 6 euro. Dentro ci sono 20 sacchetti, e questi qua li usi, poi li butti. In realtà io non li butterò. E poi ci sono questi tuoi quattro, no, tre beccucci da mettere. Quindi questo qua tondo, questo qua tipo a farmi fischietto, e questo qua a stelle, perché non vedo l'ora di usarlo per qualche torta. Io quando devo farci le creme così lo metto qua dentro e devo usarlo, è bellissimo. Quando l'ho visto ho detto no, vabbè, troppo. Poi volevo prendere anche degli stampi per fare, cioè per fare tipo i muffin, però non c'erano quelli che piacevo, quindi. E poi, dato che loro, ho detto: ma cavolo, noi abbiamo delle tovagliette per fare colazione, poi abbiamo delle tovagliette, no? Però abbiamo detto: vedete che vanno a cagare. E mi hanno schifo, allora ho detto: ma scusa, prendiamo le tovagliette belle. Quindi le ho prese. Erano scontate al 25%. Quindi ho preso gialla e bianca. Devo ancora lavarla, in realtà. Adesso le porto io, le lavo, che mia mamma è da un mese che mi dice questa cosa.
Poi blu, anzi verde acqua e bianche. E rossa e bianca. E niente ragazzi, questo era tutto il mio shopping. Spero che vi sia piaciuto. Vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!